La transazione è stata sottoscritta dal presidente De Laurentiis e dal sindaco De Magistris qualche giorno prima di Natale, quindi nel dicembre del 2012, ed era un atto formale che si è redatto al termine di un percorso durato oltre 9 mesi, da marzo 2012 a dicembre 2012, in cui sono stati svolti tutti gli approfondimenti, state fornite tutte le informazioni del caso. Ora sembra che dall'amministrazione chiedano di avere ulteriori chiarimenti già forniti, documenti già consegnati, che noi abbiamo riproposto o stiamo per riproporre. Alcuni documenti peraltro sono estremamente confidenziali, abbiamo chiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza al Comune che ancora non ci è stato restituito firmato. Quindi la transazione per noi è a posto, il fatto che l'abbia firmata il sindaco ci sembrava che fosse a posto anche dal loro punto di vista. Non credo che sia un limite a far andare avanti i lavori perché le due cose non sono correlate. Mi dispiace piuttosto che qualche volta la stampa dica delle cose inesatte.